Oh ragazzi, oggi sono qua con un video molto scialla, come si dice qua a Roma, molto tranquillo, perché oggi voglio farvi il video cosa c'è nel mio Apple Watch Ultra. Ebbene sì ragazzi, oggi sono arrivato con questo video. Ci ho messo un bel po' a farlo, vi avevo detto che l'avrei fatto praticamente quest'estate. Però poi pensandoci ho detto, visto che sta per uscire WatchOS 10, che dovrebbe essere un po' più interessante, no? Del previsto, dovrebbe averci una nuova grafica, comunque nuove cose, ho detto tanto vale che aspetto e lo faccio con WatchOS 10. E infatti ho aspettato questo, poi avevo ancora nella mia testa la cosa di cambiare Apple Watch, poi alla fine non l'ho fatto. Sto ancora con il mio Apple Watch Ultra 1 dell'anno scorso, che per me che sono appassionato di Apple Watch è una cosa incredibile. Comunque ragazzi, direi di spostarci sulla scrivania. Ok ragazzi, eccoci qua sulla scrivania ed ecco il mio Apple Watch Ultra. Se mi seguite da praticamente un anno lo conoscerete benissimo, è l'Apple Watch Ultra 1, quindi non il Series 2, perché ragazzi non aveva oggettivamente senso di cambiarlo. Direi anche di andarmelo a togliere dal polso, così sono un po' più comodo nel mostrarvi cosa c'è al suo interno. Vi mostro anche il cinturino che sto utilizzando adesso, l'ho cambiato proprio ieri, anche se questo qui praticamente lo sto utilizzando da settembre, ed è quello nuovo Nike, che si è andato un po' a sporcare anche questa fettuccina qua arancione, ma pazienza, vabbè. Comunque è veramente veramente bello, ve lo consiglio. Poi vabbè, questi qua fatti così a strap sono i più comodi secondo me di Apple Watch. E ragazzi, ecco qua la watch face che sto utilizzando di più in questo periodo. Si chiama, io non me lo ricordo mai i nomi delle watch face, modulare ultra, e sarebbe la watch face quella nuova dell'Apple Watch Ultra 2. Secondo me è veramente stupenda, ve la consiglio. Poi si può anche modificare l'orario, si può strecciare, si può allungare, si può accorciare. Secondo me è veramente veramente bella. Anche questa corona che mostra tutti i secondi e fa l'intero giro è stupenda. Altre che utilizzo ragazzi è sicuramente questa qui, Nike Globe, secondo me è veramente molto molto carina, che pure questa mi sembra sia nuova. Poi un'altra che utilizzo, questa non molto, neanche questa, l'esplorazione, quando avevo il cellulare, cioè i dati cellulari sull'Apple Watch, che ragazzi ho disattivato da poco perché ho constatato che non li utilizzo molto. Però ecco, se volete magari un video a riguardo ditemelo, che ve ne parlo un po' della mia esperienza. Comunque qui era interessante perché si vedevano i pallini di quanto effettivamente campo c'era. Altra, questa qui sicuramente, la Wayfinder, che sarebbe la watch face dell'Apple Watch Ultra 1 dell'anno scorso. Questa qui l'ho usata praticamente per un anno intero, e Siri pure la uso parecchio perché abbiamo questi widget, anche se ora andando a scorrere così non ci sono contenuti in riproduzione. Grazie Siri. Ah no, qua non funziona in quella lì di Siri, quindi vabbè, ve lo faccio vedere dopo, neanche lo sapevo. Fuoco e acqua, vabbè, non l'ho usata molto. Nike Bounce, anche questa qui con i ritratti. Ho messo una foto del mio gatto, però non la uso molto, sono sincero. Metropolitano, l'anno scorso l'ho usata tantissimo, così come la modulare. Secondo me anche la modulare è veramente bella, solo che secondo me queste watch face danno il meglio di loro con gli Apple Watch standard e non con l'Ultra, perché l'Ultra, come vedete, comunque ha delle cornici leggermente più spesse, quello standard tutto bello stondato, secondo me è molto più belle, sono molto più belle queste watch face là. La lunare invece l'ho usata veramente tanto con questo Apple Watch Ultra. Anche l'astronomia l'ho usata tantissimo, veramente tantissimo. E poi direi che basta, queste qua sono le watch face che ultimamente ho usato di più. Sì, queste qui non le ho usate quasi per nulla. Direi di andare a rimettere quella che sto usando ormai da quando... Ah, anche questa ragazzi, mi stavo scordando quelle nuove. Mi stavo scordando il solare analogico, che l'ho usata parecchio. Secondo me anche qua è veramente stupenda, cioè guardate che belli questi colori. Poi ovviamente si possono anche modificare, non so perché oggi non mi prende la gesture quella lì per scorrere. Comunque poi c'è la palette, che non l'ho usata tantissimo, quelle poche volte che l'ho messa mi è piaciuta. E poi vabbè, la Snoopy, che onestamente non ho mai utilizzato perché non sono un assiduo seguitore così, ecco, di Snoopy. Però è sicuramente carina visto che è animata. Ora non si anima più, maledizione. Ecco qua, come vedete è animata. Quindi andiamo a rimettere la modulare ultra e scorrendo con WatchOS 10, come vedete abbiamo questa nuova schermata di widget. Anche qua non l'ho modificata, probabilmente l'ho lasciata come Apple l'ha fatta, e ho in riproduzione, quindi quando ho una canzone, un brano che sto riproducendo, qua ovviamente mi comparirà il brano in questione. Il calendario, non ho nessuno, io però non utilizzo molto il calendario, fatemi sapere voi. Io sono più un utilizzatore di promemoria che di calendario, fatemi sapere se anche voi avete questo problema, perché
mi sento praticamente l'unico. Poi abbiamo il meteo, l'esercizio e qua delle scorciatoie che se vado a cliccare qua vado su musica, qua vado in allenamento e qua vado in messaggi. E poi cliccando qua si andrà ovviamente su tutte quante le applicazioni. Anche le applicazioni io le tengo sempre così, quindi ad Alveare, anche se quest'anno sono cambiate perché non posso più scorrere per qua. Praticamente ora è solamente una lista di app. Però ecco, a me piace più esteticamente vedere proprio le applicazioni così ad Alveare che a lista semplice. Non vi ho detto però che sul mio Apple Watch Ultra ho una pellicola che magari molti di voi non se ne sono neanche accorti, perché sull'Apple Watch Ultra, essendo piatto lo schermo, finalmente si possono andare a mettere pellicole in vetro. Questa qui è di Puro, me l'avevano mandato loro e devo dire che è veramente perfetta. È un po' complicato magari metterla perché essendo più piccolina dovete essere veramente precisissimi, però una volta che la mettete bene non si nota minimamente, quindi vi risparmiate qualche graffietto sul display, ecco. Poi ovviamente anche qua la WatchOS 10, cliccando ora il tasto questo qui che una volta vi faceva andare nel multitasking, che ragazzi, parliamoci chiaro, su un Apple Watch non so quanto senso abbia. Adesso se lo andiamo a cliccare andiamo qua, ovvero nel centro di controllo, quindi qua possiamo magari spegnere il wifi, attivare o disattivare la suoneria. Io per esempio lo tengo sempre perennemente in silenzio sull'Apple Watch perché quel ding mi dà un po' fastidio. Fatemi sapere se sono l'unico o meno. Possiamo attivare la torcia, possiamo trovare l'iPhone, quindi insomma molto molto comodo decisamente. Vi ci vuole un po' di abitudine quando passate dal 9 al 10 di WatchOS, però una volta vi abituate è veramente comodo. Comunque, andando nelle applicazioni, ovviamente vi salto tutte quelle di Apple perché non avrebbe senso, e ovviamente vi faccio notare che se, visto che ho l'Apple Watch Ultra, qui c'è la sirena, quindi se faccio partire la sirena mi sentono tutti. Oppure che cos'altro di Apple Watch Ultra? Ho questa applicazione qua, che è quello per le immersioni, vedi, consentire approfondire ad utilizzare la tua posizione, però va bene. Quindi questa qui, una volta che vado a immergere l'Apple Watch, comparirà tutta quella bella schermata che magari vi metto qua, molto molto carina. Vabbè, questo qua è il waypoint, ce l'avete tutti quanti in realtà. Insomma, quindi vabbè, ho anche queste applicazioni di Apple Watch Ultra, ma le applicazioni che ho scaricato io, ragazzi, vi devo dire che non sono tantissime, perché io non utilizzo tanto le applicazioni su Apple Watch, ultimamente veramente zero, e anzi, cioè, io queste applicazioni le ho riscaricate neanche tanto tempo fa, quindi magari qualcuno neanche l'ho aperta. Però ecco, per esempio Shazam penso sia imprescindibile per capire che canzone c'è, visto che lui direttamente dai microfoni di Apple Watch capisce quella canzone ed è veramente molto comodo. Ma un'altra cosa magari comoda può essere, tranne Siri che parte, è un po' difficile maneggiare l'Apple Watch, ragazzi, si vede che non è fatto per fare queste cose. Comunque poi ho l'applicazione Apple Store per vedere l'andamento dei miei ordini, però pure qua un'applicazione che potete scaricare così come no, poi guarda avanti ci mette ad aprirsi. Poi ho questo che è l'applicazione BrandBrate, che come vedete neanche avevo fatto l'accesso. Ora si dovrebbe sincronizzare col mio iPhone, infatti, e se vado a cliccare qua posso vedere praticamente la mia intera collezione di cinturini. Ora si deve caricare tutto quanto, però ecco, insomma, possiamo un po' vedere la collezione dei nostri cinturini direttamente da Apple Watch. Devo dire che graficamente è fatta veramente bene, qua abbiamo anche i preferiti, quanti ne ho in collezione. Boh, secondo me è carina, ma anche qua potete scaricarla come no. Un po' tutte le applicazioni di Apple Watch sono così, quindi secondo me l'App Store di Apple Watch è un po' fallimentare, cioè nel senso si vede che capisco perché gli sviluppatori non ci puntano molto, che ne so, già Twitter all'epoca tolse l'applicazione, oppure Telegram ha tolto l'applicazione, capisco il motivo, perché oggettivamente quasi nessuno le usa. Solar Watch, vabbè, questa qui è quell'applicazione che ci mostra a che punto si trova il sole rispetto all'intera giornata, come ho detto ormai la notte la fa da padrona, cosa che a me dell'inverno non piace per nulla. E poi ragazzi, che cos'altro ho? Vabbè, questa qui che è quella lì di Trenitalia, che mi serve ogni tanto per prendere qualche regionale, insomma, quindi qua posso avere direttamente il biglietto magari da mostrare. Poi One Football, questo molto interessante. Vabbè, ora devo avviarlo perché anche qua l'ho scaricata da poco, però sicuramente lo farò perché mi serve per vedere i risultati magari della mia squadra del cuore, che ovviamente come saprete è la Roma. Sto card che mi serve per avere tutte quante le carte, per esempio della Conad, di Ingrand, di Old Wild West, ce l'ho tutte qua, così non devo girare con 10 carte nel portafoglio. Sicuramente anche qua molto molto comodo. Parcel per vedere le spedizioni, i pacchi direttamente da Apple Watch. L'applicazione di NBA è praticamente la controparte NBA di OneFootball per vedere i risultati delle partite. E ragazzi, poi My Team, anche qua per vedere quanti giga mi rimangono e tutte queste cose qua. Insomma ragazzi, voi direte vabbè che non c'è niente dentro l'Apple Watch, però molti di voi volevano comunque vedere cosa avevo nel mio Apple Watch. Ah, non vi ho mostrato cosa ho impostato nel tastazione. Se vado a cliccare,
parte un allenamento camminata, perché è l'allenamento che utilizzo di più, perché io in casa mia ho un parco enorme, ogni tanto vado a fare delle belle passeggiate, clicco qua, avvio direttamente l'allenamento camminata, quindi è decisamente molto molto comodo. Ora lo vado a stoppare. Quindi ragazzi, insomma, vi stavo dicendo, non ho tantissimo, però molti di voi volevano comunque vedere le mie watch face, ecco come avevo impostato il tastazione e tutte queste cose qua, che secondo me magari qualcuno di voi può prendere spunto. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, fatemi sapere voi che modello di Apple Watch avete, ecco, magari così scopriamo qual è l'Apple Watch magari più utilizzato tra i miei iscritti, e niente, quindi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, e se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!